Ciao ragazzi, ciao a tutti. Quando ci siete, fatemi un fischio, intanto io mi dissetto perché sono dimenticato di farlo prima. Mm. Oggi col cappello. Ok, eccoci qua. Quando siete online, ragazzi, fatemi sapere. Intanto eh, se si sente più che altro. E la diretta l'ho annunciata, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Controllo un attimino, ciao Susi, ciao, mi dici solo se si sente l'audio così posso partire, possiamo andare avanti. Ok, si sente bene, perfetto. Ok, allora oggi volevo parlare di un caso studio di, che mi è stato chiesto appunto da uh, chi ha fatto il corso Face Fast. Sono passati qualche, è passato qualche giorno, quindi spero che il corso vi sia piaciuto, siate riusciti a mettere in pratica qualche qualche trick, ok? E intanto stiamo eh, preparando i nuovi tutorial che metterò online a breve. Li metterò anche sulla sull'area riservata, metterò tutto quanto in ordine, ok? Ciao Tiziano e così ci allineiamo e riusciamo a essere pronti per partire con il prossimo webinar. Vi ricordo che al prossimo giro parleremo di Instagram. Eh, Luca sta già preparando il, il corso, il corso sarà disponibile a breve, cioè il webinar. E per chi l'ha già preso bene, tra poco invece ci saranno le iscrizioni aperte eh, per chi ancora non ce l'ha, quindi eh, rimanete sintonizzati, seguitemi così potremo vedere come andare avanti con, anche con la parte Instagram, il corso Instagram sarà una figata, pazzesca, um, ero ieri a, a supervisionare con Luca eh, quello, il lavoro che stava venendo fuori, mi è venuto fuori una figata, micidiale, soprattutto perché nessuno, come al solito proprio quando c'è il tocco di Marco Doria nessuno ha ancora creato una cosa del genere okay? abbiamo creato un qualcosa uh, che parla di Instagram ma parla di Instagram in una maniera uh, sterile uh, rispetto a quello che è poi la formazione ovvero è, ne parla in una maniera sintetica, pratica cioè tu devi fare questo e queste cose non le puoi fare se le fai um, ti bruci i soldi e, oppure non ti servono per il tuo livello il brutto dei corsi oggi è che Uh, non sono pratici nel senso che ti dicono, eh, ti spiegano, ti fanno la bibbia della, de, 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 del tools ma in realtà magari ci sono delle cose non applicabili che non servono magari se sei una realtà local, se sei una realtà grande eh, e quindi bisogna ehm, tararsi. Noi abbiamo creato questo corso con lo stesso intento di FaceFast, ovvero di, di creare un qualcosa di applicabile subito. FaceFast è stato molto apprezzato, è piaciuto tantissimo. È un corso che ti dice esattamente cosa andare a fare e adesso implementeremo soprattutto i tutorial come avevo promesso nel corso, che era una cosa in più, un bonus aggiuntivo per chi ha comprato. Ci saranno i tutorial proprio dove io faccio vedere cosa fare. In questo momento io sto facendo girare campagne per migliaia di euro e ho il mio business manager qua di fronte. Il mio lavoro è far girare campagne. Um, sto facendo delle cose molto grosse ma che in realtà non servono se, se, se siamo in una uh, condizione piccola quindi è inutile che io vi parlo di super tecniche per biddare quando in realtà siete in una, una realtà piccola e non vi interessa e bisogna concentrarsi di più sul uh, format educativo ovvero un format educativo è la stessa la cosa che io sto facendo adesso con voi vi sto parlando vi sto parlando in diretta e sto Educando il mio pubblico alla eh, mia filosofia di lavoro. Oggi ho il cappello so che non vi piace, ma oggi lo devo avere per forza perché ho i capelli così, quindi tengo il cappello e mi dispiace per voi. Benissimo, allora vi volevo parlare appunto di questo caso studio. Intanto mettete un like ogni tanto, pompate, ormai lo sapete cosa serve, quindi pompatemi eh, la diretta. Mettete un like qua e là così intanto vedo che siete vivi anche perché mi preoccupo a volte potrei pensare che voi eh, siete morti quindi in realtà mettete like. Eh, parliamo quindi di um, un caso studio che eh, ho realizzato in, personalmente, ovvero uh, uh, mi sono proprio occupato di creare un brand di occhiali da sole. Di venderlo e, e poi di, di, di crearci dietro la rete di vendita, ma eh, non, non è che ho fatto un'affiliazione, ovvero non è che um, ho preso gli occhiali che vende qualcun altro e, e ho messo gli annunci su internet per venderlo, ho fatto un lavoro diverso, ovvero sono andato a comprare gli occhiali e li ho cominciati a vendere. Questa cosa è nata, um, non molto tempo fa. Uh, dove eh, mi occupavo, ciao curisco, dove mi occupavo di, um, di vendere sempre online, facevo già marketing, tutto il mio lavoro, eh, sì. eccetera, e mi sono um, trovato questi occhiali in mano e ho detto questi qua li devo vendere in qualche modo. Quindi sì, ho fatto il cinese, tiziano, esatto, mi sono informato, ho visto dove li vendevano e ok, li ho comprati a un prezzo e li ho venduti, a più di 20 volte il prezzo che era di listino, ovvero di quello che lo pagavo io. Però per farlo, non mi sono limitato a prendere l'oggetto in sé e venderlo senza crearci dietro una storia, ci ho creato dietro una storia. Questa la storia che ho creato dietro è stata la big idea di cui parlo nel mio corso Face Fast e nel mio corso Le Alzheimer's Razzo. Quindi, uh, la big idea cos'è? La big idea è creare un vestito, ok, un qualcosa al tuo prodotto che possa differenziarsi dal resto. Nel corso io lo chiamo l'uovo di Pasqua della kinder, ovvero gli metti un involucro di cioccolato e un incartamento per far sì che sia differente dagli altri, ok? C'è Michele Biasi, ciao Michele. Quindi in realtà, cosa mi sono inventato per vendere questi occhiali? In realtà l'ho chiamato l'occhiale da spiaggia, ok? È un occhiale semplicissimo, stile Ray-Ban, e l'ho chiamato occhiale da spiaggia perché ho notato che c'era una mancanza. Le persone avevano ah, tutti gli occhiali di marca, tipo Ray-Ban e quant'altro, però ehm, tutti quando andavano in spiaggia prendevano l'occhiale e lo mettevano via, non lo usavano perché avevano paura che si rovinasse con la sabbia. Bene, l'idea è stata, ok, prendi questo occhiale e ci vai anche in acqua, lo usi tutta l'estate e poi lo butti, ok? Prezzo 20 euro. Rispetto a un occhiale che costa uh, all'incirca 100 euro, insomma, un ray più o meno quello vale, um, tu uh, praticamente a uh, molto meno potevi avere questo occhiale che poteva consentire di farci anche il bagno, ok? Io quello l'ho sponsorizzato in questo modo, poi ovviamente utilizzando il copia adatto, però il concetto è quello che voglio passarvi. Uh, Questi occhiali hanno avuto un successo incredibile, ok? Uh, ne abbiamo venduti tantissimi. Abbiamo venduti tantissimi su internet, eh, abbiamo creato una rete vendita e questi occhiali sono andati molto forte per tutta l'estate. Quindi in realtà ragazzi eh, non è mai cosa vendete, ma è come lo vendete. Quindi quando parliamo di format educativo, di big idea, dovete creare appunto un'idea che gira intorno perché comunque un occhiale da sole è una commodity pazzesca. Um, ci hanno creato dietro la marca per farlo differenziare dagli altri, ma vi posso assicurare che gli occhiali che fa Luxottica sono le medesime montature che poi vengono fatte uh, clone. Quindi in realtà quello che differenzia molto è quello che tu ci appiccichi sopra. Noi non potevamo appiccicarci dietro una marca perché sarebbe stato troppo debole a livello piccolo come l'abbiamo fatto noi non, non avrebbe generato guadagni però in realtà ci abbiamo attaccato dietro un'idea e quindi quando le persone vedevano ah sì un occhiale per andare in spiaggia per farmi il bagno per andare in piscina e entrarci anche in acqua la, eh, hanno detto cavolo è una cosa perfetta poi erano comunque, eh, colori fluo ed è andato molto forte, quindi questo è un caso studio che volevo, volevo presentarvi, non ve lo dico proprio come ho fatto a, a farlo a livello di ads, perché comunque non serve a niente, perché vi posso assicurare che soltanto con l'idea, io bastava che provavo una persona per strada e gliela dicevo a voce, questa persona gli piaceva, lo voleva comprare, quindi in realtà non abbiamo, fatto, non abbiamo avuto difficoltà a venderlo, anzi sono stati venduti tantissimo. Ciao Elettra! Ciao Vale, sto parlando del caso studio degli occhiali da sole. E questo per dirvi che con pochi euro di sponsorizzate siamo riusciti a far fuori un monte di, di questi occhiali perché l'idea era buona, c'era un alto margine che ci permetteva di eh, sfruttare dei soldi per l'advertising e eh, in più era anche il momento storico giusto. Quindi qualsiasi cosa eh, è ovvio che un occhiale da sole lo vendi d'estate perché chiaramente d'inverno si sì, potresti vendere ma non avrebbe il boom che ha avuto in quel momento noi siamo usciti a giugno con questa idea e fino ad agosto abbiamo venduto molto forte cioè abbiamo fatto dei numeri non da ridere ragazzi cioè per vendere eh, soltanto degli occhiali perché avevano un margine molto alto e acquistavamo a prezzo di fabbrica ok erano occhiali fatti dai cinesi e eh, identici ai RaiBan, vi posso dire, solo di colore fluo. fluo eh, le lenti erano certificate, quindi erano UV con UV400. Quindi era una, mh, una prova di copy che noi davamo, perché comunque nessuno lo dice. Ma noi spingiamo sul fatto che le lenti erano certificate UV400. Tutte le lenti sono UV400, però noi eravamo gli unici che lo sottolineavamo nel copy. In più il fatto di dargli un, uno scopo a questo occhiale, che okay, questo è l'occhiale sostituto del tuo, lo prendi, lo paghi meno, lo usi in spiaggia, in una maniera che si rovina, gente li usava per andare in moto perché e poi lo butti e quando sarà ora te ne compri un altro. Questa idea ha funzionato benissimo, quindi da lì è stato molto facile creare l'advertising. Ecco questo qua io lo volevo dire, ragazzi, perché se vi trovate male col vostro advertising Molto probabilmente la vostra idea è che non funziona non è l'advertising, la state eh, proponendo male oppure è proprio sbagliata. Vi ricordate quando vi parlo di big idea? La big idea, ragazzi, è un qualcosa che vi dà margine e che va a risolvere un problema alle persone. Se pensiamo agli occhiali, qual è il problema che è andato a risolvere? Il problema che è andato a risolvere è stato quello di sostituire l'occhiale buono, quello che non vuoi rovinare, per andare in spiaggia, oppure ti ha tolto l'incombenza di andare lì e dire, Mh, eh, devo andare in spiaggia, non ho gli occhiali belli, sai, di andare lì al tabaccaio a prenderli, non ho voglia, questo è anche um, di moda, ok? Perché ci abbiamo creato dietro... Una Nomea, un'idea che era l'occhiale da spiaggia, ha funzionato moltissimo. Sono sicuro che se lo riproponessi ogni anno funzionerebbe. Eh, peccato che poi io mi stufo e quindi le cose le faccio una volta sola. Però è andato molto bene. Um, investimenti ridicoli, è un ROI pazzesco, cioè parliamo di ROI micidiali, uh, quindi um, aveva tutto quello che serviva per essere una big idea proprio. Um, per quello che è, cioè, ovvero una grande idea che va a risolvere un problema che ti dà un alto margine, quindi in realtà tutto quello che voi fate quando lo, lo, lo proponete in vendita deve avere questo concetto, appena uscite fuori da questi parametri le vostre idee eh, cominciano a non funzionare, quindi eh, cosa succede? La maggior parte delle persone poi comincia, ah cavoli non funziona, devo, fare, eh, devo prendere il tool nuovo, devo fare quest'altro, ragazzi se le cose funzionano, funzionano da subito. Pompare, forzare le cose che non funzionano significa solo spendere più soldi e avere pessimi risultati. Quindi la cosa eh, che io consiglio sempre è quella di eh, o oh. Cercare di far funzionare quello che si ha oppure continuare a fare quello che si è sempre fatto, va bene, ma parallelamente, ragazzi, fate qualcos'altro perché se il vostro business non riesce a, cioè non c'è modo di farlo funzionare, vendete qualcosa che ha poco margine, possiamo parlare quanto volete di marketing, di marketing ma il marketing non trasforma il, la, la merda in cioccolato. Queste cose ve le, ve le dico sempre, non è possibile, non possiamo fare questo tipo di magia. Quindi in realtà. Eh, la cosa giusta da fare, ragazzi, è cercare di vendere un qualcosa che vi dia un alto margine, che sia possibile, oppure dovete creare le condizioni tale per sì, essere differenti dagli altri, sempre come si fa creando l'uovo di Pasqua, come dico sempre nei miei corsi. Quindi aggiungendo un'idea, mettendo dentro un qualcos'altro, insomma, fare un, un discorso complementare che va proprio a staccare l'idea di quello che potrebbe essere un, un prodotto di concorrenza. Vi faccio un altro esempio. Uh, noi avevamo fatto per farci pubblicità con i testimonial, sempre con, con, con i nostri occhiali, um, avevamo dato un, in omaggio, un ebook che era una cosa come. Eh, come avere una bronzatura perfetta, insomma, molto legato comunque a, al discorso mare, e in cambio di una foto con gli occhiali. Quindi, in realtà, noi abbiamo ottenuto dozzilioni di testimonial praticamente gratuitamente semplicemente scrivendo bastava che si scriveva un messaggio alla pagina facebook all'epoca non c'erano i bot e noi rispondevamo con il codice per avere con il link per, per scaricare direttamente l'ebook da dropbox e, e si sì, era un'operazione manuale ovviamente però comunque avevamo i margini per fare ste cose quindi non c'era problema ci fosse qualcuno lì a fare questo lavoro manualmente quindi in realtà ha avuto un successo pazzesco avevamo pieni di testimonial ma tantissimi perché primo le persone quando fanno un acquisto e sono in una condizione mentale entusiasta è il momento giusto per chiedergli qualcosa quindi come chiedere l'upsell o il cross sell in quel momento oppure di chiedergli eh, appunto una testimonianza perché le persone quando spendono e ottengono un qualcosa hanno un livello di eccitazione molto alto ok a meno che non stiate comprando la macchina a vostro figlio che lì avete un livello di incazzatura altissimo e dice porca miseria non li voglio spendere sti soldi oppure a vostra, quando dovete comprare la borsa a vostra moglie però tolto questo e solitamente le persone quando comprano qualcosa che gli piace, che vogliono, hanno io le recitazione molto alte e quindi lì è il momento giusto per fare un upsell, un cross sell oppure per chiedere una, una referenza, una testimonianza. Quindi in realtà noi dando ancora un ulteriore bonus, in quel preciso istante, riuscivamo a ottenere anche la testimonianza, ovvero la foto con gli occhiali, e insomma che è una cosa che ha funzionato molto bene anche se in tempi differenti, però eh, ci ha aiutato tantissimo. E questa cosa viralmente faceva eh, le persone vedevano che tanti ce l'avevano, tanti li indossavano, poi er tanti ci avevano fatto le foto in vacanza, nei weekend, quindi le persone eh, si mh, compravano molto più volentieri ed è una macchina che si autoalimentava. Vi dico, di ARDS spendevo pochissimo, cioè proprio fesserie. Faceva girare pochi soldi, ma vendeva tantissimo. Anche perché, eh, cioè, col margine che aveva dietro, io guadagnavo tantissimo. cioè, ragazzi, forse guadagnavo più di 18 euro a pezzo vendendo 20. c'era cioè, una cosa micidiale, eh, ma di più, eh. Ciao, Pascal di Cesare. Ciao, ciao, ciao. E quindi, ragazzi, questa è un po' la, la storia della big idea che ha funzionato tantissimo di questo esperimento che ho voluto fare perché volevo capire uh, se fosse semplice vendere. In vendere un prodotto che te lo compri e te lo vendi, cioè ho voluto fare un esperimento proprio, ok? L'unica, cosa più difficile era, una volta intercettato il target, intercettata la big idea, era reperire il prodotto, però oramai ragazzi, cioè, con la Cina è molto semplice fare affari, cioè, ci ho messo veramente, per mettere in piedi tutto una settimana, una landing page e qualche annuncio facebook e, e ragazzi era ed è esploso ma la landing page potrebbe anche non servire era una classica landing page con timer che ti faceva l'offerta solo compravi subito e, e Quello è stato un esperimento di successo che ogni tanto nei miei corsi uh, uso come esempio per parlare della big idea voi adesso um, quali problemi avete con la Big Idea? Perché sono sicuro che questa è una di quelle cose cui devo approfondire sempre con voi. So che il vostro grande problema è sempre la Big Idea. Perché? Perché talvolta lavorate in un modo che è stato sempre uguale e non riuscite a cambiarlo oppure uh, vi manca ancora qualche dettaglio da aggiungere per la Big Idea. Quindi se avete qualche problema con la Big Idea, scrivetelo qua, magari vi rispondo e intanto mentre che scrivete ciao Francesca vi spiego cosa succederà tra poco ovvero tra qualche giorno eh, lanceremo Insta Start che è il nostro corso Instagram ovvero per fare Instagram in maniera pratica ovvero le cose che bisogna sapere per mettersi su Instagram quindi come creare il profilo Instagram come farlo funzionare in base a quello che poi tu fai ciao Sabrina eh, come al solito, sempre ciao Simona, parlando di Instagram, sempre come nei corsi che ho fatto di Facebook, sempre dal lato pratico, ovvero andremo a togliere tutto quello che non serve una chip e terremo quel 20% che fa tenere l'80% dei risultati. Quindi in realtà avrete la possibilità, tra l'altro sta uscendo un corso con una bomba e vale molto di più, infatti Luca mi fa una porca miseria, ma è possibile che lo dobbiamo vendere così poco? Gli ho detto attenzione. Non lo vendiamo poco, in realtà lo vendiamo allo stesso prezzo, ma lo vendiamo solo questa volta perché poi questo corso lo togliamo. Luca se lo venderà per i fatti suoi, penso sui 200 euro e più. Io lo metterò nell'Academy, quindi in realtà eh, come al solito, chi se lo prende adesso ne gode. Okay? Poi in realtà faremo lo stesso anche in questo caso di Bricino e faremo anche il DVD da collezione. Quindi riceverete a casa anche materiali cartacei, che non è male. E lanceremo a giorni quindi state sempre sintonizzati se non siete ancora nella mia lista andate su www.marcodoria.com risorse gratuite e entrate nel mio funnel dove vi proporrò ovviamente eh, previo alla visione di video gratuiti di comprare un mio bellissimo corso ok ragazzi eh, quindi oggi abbiamo parlato di big idea abbiamo parlato di come io con eh, un prodotto che era la super commodity per eccellenza, ovvero che trovate anche gli ambulanti che li vendono uguali a un quinto del prezzo. Sono riuscito a vendere una cosa che assolutamente aveva un'idea dietro e piaceva tantissimo, ovviamente tenendo la qualità del prodotto, perché comunque siamo andati a cercare quelli che avevano. Um, le lenti, gli occhiali che, che avessero le lenti migliori, quindi le UV400 certificate, che sono le stesse che avevano i Raiban, proprio le stesse lenti montate lì sopra. Il problema non erano tanti gli occhiali che vendevamo noi, ma sono i Raiban che hanno praticamente la stessa lente di occhiali che noi poi vendevamo a 20 euro. Eh, ci cioè abbiamo costruito dietro un'idea e quindi con un'idea grossa, con un'idea forte come la big idea che aveva dietro l'occhiale della spiaggia siamo riusciti facilmente a convertire tantissimi leads e a fare tantissime vendite a creare una, vir una viralità eh, grazie al bonus aggiuntivo che davamo come ebook di abbronzatura perfetta in cambio di, di una foto, poi in realtà se lavavamo se ne compri due ti costava meno insomma c'era tutto un sistema dietro, chiaramente, che però ci permetteva di avere margini altissimi, perché comunque se il primo lo vendi a 20 euro e due a 30 euro, per te sembra un'occasione, diciamo me ne prendo due di due colori, oppure uno lo regalo, no? Eh, tipo le ragazze ne prendevano tantissimi fucsia, ne prendevano due, no? Probabilmente per regalarlo a qualche amica però In realtà io avevo un margine pazzesco perché sul primo prodotto ci pagavo il marketing, sul secondo prodotto non ci pagavo niente, sono upsell, quindi in realtà era tutto guadagnato e ed è andato molto forte. Considerate che almeno il 30% prendeva l'upsell, quindi cioè, stiamo parlando di numeri eh, enormi per investimenti ridicoli. Ci siamo partiti, forse abbiamo buttato 1000 euro per partire con questa operazione, ma neanche. Ciao, Anna Maria, quindi con 1000 euro ne abbiamo tirati su tantissimi di più adesso non ricordo i numeri esatti però ragazzi penso che insomma si, si girasse su intorno ai 20.000 euro al mese con un investimento di 1.000 quindi penso che vada bene no e potevamo pompare ancora di più però in realtà l'esperimento era bello perché era fatto in questo modo e non abbiamo voluto proprio Strapomparlo ancora di più, però si poteva fare. Eh, funzionava molto bene anche la rete vendita, quindi dare la possibilità alle persone di venderlo uh, come affiliato. Quindi tu lo vuoi vendere e ci guadagni uh, un tot di soldi. Quindi loro praticamente spendono in advertising, tu vendi. Insomma, è stato un, è stato un esperimento bellissimo eh, che eh, mi è piaciuto fare. Non avevamo una piattaforma strutturata, ma abbiamo abbastanza improvvisato. Comunque, quando l'idea è buona, quello che volevo sottolineare in questo video di oggi, è che quando la vostra big idea funziona, tutto il resto funziona bene di conseguenza. Quindi, in realtà, nel vostro business, nel tuo business, quello che devi fare è concentrarti sulla big idea, non devi pensare a nient'altro. Quello che devi pensare è vendere la tua big idea, perché così avrai i soldi per fare marketing la big idea ripeto all'ennesima volta per ridondanza perché mi chiedeva cosa fosse la ridondanza ovvero per ripetizione la big idea è la tua idea ricreata rimescolata rimodellata in modo che ti faccia avere molto margine in modo che sia differente dagli altri, quindi in realtà vai a risolvere un problema le persone in una maniera differente, ok, una maniera che non fanno gli altri, che non sottolineano gli altri perché probabilmente a volte anche solo una questione di comunicazione e, soprattutto, devi darti questo cavolo di margine alto perché senza il margine alto, ragazzi, non riuscite a ricreare le condizioni naturali per cui voi potete prendere quei soldi e reinvestirli nuovamente. Uh, ci sono delle eccezioni ovviamente che se tu mi vendi uh, questa matita e hai un, un ricavo bassissimo dalla matita quindi guadagni poco però dopo sei capace a upsellarmi uh, questa pinzatrice in realtà allora va bene perché comunque vai a fare margine sul prodotto di upsell quindi sul back end ma se il tuo front end che è questa matita è l'unica cosa che tu vendi e su questa matita non hai margini per pagare i lead che fanno le vendite, ovvero per pagarti il marketing, assolutamente non c'è niente che possiamo fare col marketing. Non puoi fare marketing. Tutto qua cioè, puoi buttare qualche soldo per divertirti, ma no, il senso del marketing è un'altra cosa. È ottenere un ROI, un ROAS, ovvero ehm, tu devi avere margine ciccia in tasca. Per continuare a far crescere l'economia della tua azienda, quindi comprare, investire, investire in marketing e rivendere, fare questo circolo e quindi si tratta di vendere le cose giuste. Non basta vendere. Eh, quelli che dicono, eh, quelli che vi parlano di fatturato, mh, voi non dovete neanche ascoltarli, voi dovete, voi dovete ascoltare quelli che parlano di margini, ok? Che hanno guadagnato perché gli è rimasto qualcosa attaccato alle dita e pagate le spese di advertising, le tasse e tutto quanto, eh, rimane qualcosa incollato, mm, questo è. Va bene? Uh, cosa mi dite? Siete turni oggi? Schiaffate qualche like, tirchi, che non siete altro, siete tirchi di like. Eh, fatemi pompare un po' sta diretta e mh, se avete qualche domanda fatela adesso perché se no io eh, me voi come si dice e ci vediamo magari eh, domani o dopodomani. Comunque in questi giorni tanto ci dobbiamo sentire perché vi devo spiegare bene eh, il discorso di Instastart ovvero quando sarà lanciato il nostro eh, corso Instagram eh, che sarà ovviamente un webinar come le altre volte, un webinar che eh, sarà seguito da ulteriori messaggi, eh, scusate, da ulteriori eh, materiali, da ulteriori contenuti e in più eh, riceverete. Eh, Ci rivediamo senza capo. Lo giro! Più bello così. C'è anche una piuma? No? No, lo tengo così. Forse è meglio così, vero? Mm. Sì, però ragazzi, ho dei capelli che non si possono vedere oggi. Quindi mi tengo il cappellino alla prossimo giro senza cappello certo devo, devo andare a farmi stirare dalla, dalla pennoira come si dice qua, qua a torino e, e niente quindi vi do sperare questo in più poi perché secondo me adesso eh, a breve inserirò nell'area riservata no non sto perdendo i capelli sono belli folti eh, di famiglia li abbiamo belli folti per fortuna cioè mio papà no ma dalla parte di mia mamma sì e, inseriremo nell'area riservata il corso Instagram e sì, scusate, il corso Facebook, FaceFast, okay? lo metteremo nell'area riservata. In più, vi registrerò i tutorial che vi ho promesso. Li ho già praticamente preparati, devo solo, devo solo finire, scriverne qualcuno. E così almeno abbiamo anche questi bonus aggiuntivi. Potete, poi, eh, quel gruppo temporaneo lo andremo a cancellare e andremo poi a, a lavorare semplicemente sull'area riservata per chi ha comprato um, il corso con i bonus cartacei poi alla fine dei corsi vi arriverà a casa, è finito il corso Instagram, ci salutiamo definitivamente perché poi dovrete mettere una parte in dindini per avere l'Academy. L'Academy eh, racchiuderà tutti i corsi che ho fatto adesso, in più racchiuderà tutto un sistema completo, quindi altri corsi sarà proprio un sistema a tappe per creare un business online che genera eh, profitto partendo dai social. Va bene ragazzi, quindi vi saluto, mettete ancora qualche like, lo so che non condividete perché non volete condividermi con i vostri concorrenti, va bene, ma tanto io sono più potente di voi e ci arriverò con l'advertising. E ci vedremo presto, quindi buona serata ragazzi, e ci vediamo domani e ci sentiamo in questi giorni. Ciao a tutti!